Cari amici, eccoci giunti alla terza lezione della scuola del sabato, dal titolo Il patto eterno. Il testo chiave è quello di Genesi 17,7, che dice: stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione. Sarà un patto eterno per il quale io sarò il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. Questo testo dà, a mio avviso, una definizione straordinaria del patto che Dio ha stretto col suo popolo. Si tratta di un patto eterno. Era lì, previsto e a disposizione, prima di ogni tempo, e sarà valido per sempre, per l'eternità, nel regno che viene, nei nuovi cieli e nella nuova terra. Se ci pensiamo, l'essenza del Vangelo è un'alleanza e l'essenza del patto è il Vangelo. Non si può avere patto senza Vangelo e senza il Vangelo non ci può essere patto. Ed ecco quindi la buona notizia: il nostro immenso Dio d'amore, donando la sua stessa vita, ci salva, offrendoci una salvezza che non meritiamo, che in alcun modo potremmo guadagnare. E giunge così un invito: anche tu, come me, in risposta al suo amore, torna a Lui, amalo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze. Un giorno, ricordate, uno scriba interrogò Gesù per sapere quale fosse il cuore della legge. E Gesù, per rispondere, si ispirò proprio al Deuteronomio, spiegando l'alleanza che deve esistere fra Dio e il suo popolo. Bisogna amare. Si tratta di un amore che si manifesta con l'ubbidienza, col fare ciò che Dio gradisce nei confronti suoi, del prossimo e di se stessi. E Giovanni lo spiega bene nella sua prima epistola: perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Non sono gravosi perché? Perché la nostra osservanza del comandamento si basa su una risposta d'amore e non perché bisogna guadagnare la vita eterna. Non possiamo pensare che la nostra motivazione a osservare i comandamenti di Dio sia ottenere la vita eterna. Al contrario, poiché Dio ha reso la vita eterna disponibile, possibile, perché ci ha salvati dando tutto se stesso, è così che noi, conquistati dal suo grande amore, osserviamo per conseguenza i suoi comandamenti. È per questo che fin dall'inizio la verità centrale del patto è la buona notizia, il Vangelo della salvezza per fede. E la fede che cerchiamo è essa stessa un dono di Dio. La scrittura dice che Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Quindi Abramo fu giustificato. Abramo confermò di volere ubbidire a Dio. E ricorderete anche l'episodio raccontato in Genesi 22, quando Abramo, definito l'amico di Dio, andò a sacrificare quanto più aveva caro suo figlio Isacco. E poi ricordiamo il termine del racconto. Ecco, in quella circostanza Dio stava condividendo col suo amico Abramo cosa significa offrire il proprio figlio. E noi come cristiani non possiamo non cogliervi una prefigurazione di Gesù, il figlio di Dio, mediante il quale le promesse del patto sono state estese a ogni essere umano, prima gli ebrei e poi gli stranieri. Ecco, a riguardo, nella lettera ai Galati, Paolo ricorda che siamo giustificati solo per mezzo della fede in Gesù Cristo e non per le opere della legge. Del resto, in Geremia 31,33, un testo chiave, Dio aveva già detto: questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni. Io metterò la mia legge nell'intimo loro, la scriverò sul loro cuore. Io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. In questo versetto Dio non contemplava forse l'osservanza della sua legge? Certo, ma come parole da Lui stesso scritte nei nostri cuori, assimilate nel nostro intimo. In sostanza, da un lato Dio ci chiede di attenerci a una legge che Egli stesso ha posto in noi e dall'altro ci mette nella condizione di poterla osservare, aiutandoci per grazia a metterla in pratica. Questa è l'alleanza, questo è il patto. E il libro del Deuteronomio è un invito a essere proattivi nel mettere in pratica le parole che Dio ha espresse in forma di legge. E allora, stando a quanto detto,
in che modo l'idea della legge del patto può sposarsi perfettamente col Vangelo nel messaggio dei tre angeli. Ecco, in quanto Chiesa e popolo di Dio, è necessario avere bene in mente che cosa sia l'alleanza e come questa, nei nostri giorni, si relazioni col messaggio dei tre angeli che rivela Apocalisse 14. Il messaggio di questi tre angeli è, nella sua essenza, una sorta di libro del Deuteronomio in forma condensata. Infatti, come Mosè parlò al suo popolo, così noi dobbiamo parlare al mondo per prepararlo, annunciando il messaggio che Dio ha affidato alla sua Chiesa prima dell'avvento del suo regno, prima della Canaan celeste. Ecco, considerando questa prospettiva, studiare il libro del Deuteronomio può darci visione e comprensione, confermando e orientando il nostro mandato evangelistico: portare in tutto il mondo la buona notizia della salvezza in Cristo Gesù per entrare insieme nella Canaan celeste. Che Dio si benedica.